state in silenzio, tacete e prestate attenzione. Ascoltate, e lo ordina il capo degli strioni. Egli, voi vedere seduti ai loro posti, buoni buoni, sia quelli che sono venuti qui a pancia vuota, sia quelli che sono venuti a pancia piena. Voi che avete mangiato, avete fatto una scelta assai più giudiziosa. Voi che non avete mangiato, vi sazierete, con le nostre cugine simili al vero. Certo che, quando si è a desinare il bello pronto, è una vera scempiaggine venire a sedersi qui senza aver mangiato per causa nostra. Su, sedetevi adesso e osservate i miei editti. Che nessuna sgualdrina fuori uso venga a sedersi sul proscenio, che i littori e il loro verde non fiatino, e la maschera, il disegnato, non si metta a passeggiare davanti ai nati della gente, né conduca nessuno a sedersi fino a che gli attori sono in scena, gli sfaccendati, che a casa hanno il rito fino a tardi, hanno il dovere di starsene quieti, adesso, o di dormire un po' meno. Le paglie soffrono le loro marmocchie a casa e più non salti in testa nessuno di portarli a teatro. Così non ci sarà pericolo che i lupi muoiano di fame, perché, affamati come sono, si mettono a belare. Beh, come capretti. Quanto ai curatores di questi ludorum, che non assegnino ad alcun artista la palma ingiustamente, né che alcun artista venga cacciato dal teatro per le mene di una camorra che cerca di anteporre i peggiori e i buoni. Questi ordini che vi ho dato, conformi al mio potere istrionico, bon mercle, factum pro se, buon pro vi faccia per Ercole, ciascuno se li ricordi per proprio conto. Siamo lì di farvi assistere ad una commedia di chiacchiere, risate e pensamenti, ridotta e dialogata, a discipulis memorialis. Secondo me, primo inventore in terra dell'arte del carnefice fu l'amore. Lo indovino da me stesso, guardando in me senza cercare fuori, poiché i tormenti del mio cuore sopravanzano di molto quelli di ogni altro uomo. Sono sbattuto, sono straziato, tormentato, punzecchiato, sulla ruota dell'amore rigirato ed annientato. Sono stirato, strascicato, sono squartato e sminuzzato, con la mente obnubilata. Dove sono? Io non sto. La mia mente ove non sono, perché ho troppe cose in testa. Voglio e subito non voglio. È l'amore che si burla del mio cuore ormai sfinito. Per Giove, come mi riesce bene facilmente tutto quel che faccio? Eh sì, sarebbe un peccato affidare una grande impresa con cuore pallido, perché qualsiasi cosa acquista valore in base al modo in cui la fai, in base all'importanza che le attribuisci. Quanto a me, ho preparato da prima le mie schiere nella mia mente, su due, su tre file, i miei inganni e le mie perfidie, in modo che, ovunque mi abbia a scontare con il nemico, lo dirò, confidando nel valore dei miei antenati, nella mia intraprendenza e nella fraudolenta malizia, io possa facilmente vincerlo, possa facilmente spogliare i miei nemici grazie alle mie perfidie. Fossi sbalzata in paesi miei sconosciuti e dovrò credere di essere nata a tanta miseria. Non mi sarebbe duro sopportare tutta questa situazione. Se io fossi stata scelerata verso i genitori o gli dei, ma se invece mi sono guardata da questo con ogni studio, allora, oh dei, non c'è né giustizia né misura nelle tribolazioni che mi date. Quale pena andrà innanzi a cavalieri se questo è il premio che date agli innocenti? Io credo che l'amore superi ogni cosa, che sia più affascinante dei fascini. Né si può immaginare nulla di più piccante o di più delizioso.
cuochi che usano tanti condimenti trascurino proprio questo, che li supera tutti. La pietanza in cui entrerò come condimento d'amore piacerà quasi a chiunque, io credo. Esso sa trasformare il miele e l'amaro miele, ed un uomo malinconico te lo rende giocondo e piacevole. Per voi, donne, ecco qua le ogni. Voi che passate la vostra serenità tra le affilatezze, le mollezze, le ricercatezze, in compagnia di persone di altissimo rango. Voi, amanti di grido, oggi saprò, oggi conoscerò la prova dei fatti. Chi di voi si preoccupa della sua testa e chi del suo ventre? Chi pensa al suo interesse e chi non pensa che a dormire? Fate in modo che oggi, da parte dei vostri amanti, vi giunga un po' più di regali, perché se oggi non vi giungono previste per un anno intero, domani farò di voi delle volgari prostitute. Mi raccomando, il mio cielo e il mio scudo deve brillare più dei raggi del sole quando il cielo è terso. Voglio che in caso di bisogno, nel pieno della battaglia, abbagli la vista ai nemici. Ma ora consoliamo questa mia spada, che non si perda d'animo, né si lamenti, se da troppo tempo la porto ansiosa al mio fianco. Poveretta, muore dalla voglia di dar salsicce dei nemici. Ma dov'è Artrodoco? Eccolo qua, al fianco di un eroe forte e fortunato dall'aspetto rivale. Marte non oserebbe asserire di essere altrettanto battagliero, ne oserebbe paragonare le sue prodezze alle tue. Vuoi dire quello che ha salvato nei campi gorgoglionei? Dov'era il comandante Pungomachide Plutumistari di Sacchi dei nipoti di Nettuno? Ricordo, alludi a quel tale dalle armi d'oro di cui tu disperdesti le legioni con un soffio, come fa il vento con le foglie o con le canne dei tetti. Lo sanno tutti che di Virgo Pollice al mondo ce n'è uno solo e che il tuo valore, le tue imprese e la tua bellezza non hanno uguali. Per me non voglio né titoli né onori, né voglio diventare signore. Voglio che questo pubblico restare in servitù. Torno nella miseria, però non mi lamento. Basta sapere che sono più che contento. Bravi! Autara feleto nostimo nemar.
Nell'accoglienza mi fai dopo tanti anni. Ha ragione Telemaco, hai un cuore di ferro. È assai doloroso quello che hai detto. Ti mise altrove il mio letto. Sarebbe difficile anche a racconto. Se non viene lì lo sposta. Un Dio volendolo in un luogo diverso senza difficoltà. Nessun uomo, vivo, mortale, neppure giovane e forte lo smuoverebbe con facilità. Perché ne ho un grande segreto. Nel letto lavorato con altri. Lo costruì io stesso, non altri. Nel recinto cresceva un olivo dalle foglie sottili, rigoglioso e fiorente, come una madonna era grosso. Intorno ad esso feci il mio tavolo, finché lo finì, e lui con pietre connessi, e dopo mi appose una porta, pensante e fittamente connessa. Dopo recisi l'olivo dalle foglie sottili, sbrossai il tronco d'olivo alla base, lo piallai con il bronzo e lo feci dritto col filo. E ottenuto un piede diretto, lo traforai col trapo. Iniziando questo, piallai la lettiera, finché la finì, rabbescando l'oro d'argento e d'avorio. All'interno dei silicinti di pure, splendenti di pompa. Ti rivelo così, questo segno, donna. Non so se il mio letto è fisso tuttora, o se qualche uomo, tagliato il tronco d'olivo alla base, altrove lo mise. Non essere offeso, se non ti ho detto appena ti dimmi l'affetto. Il mio animo aveva sempre timore nel petto, che qualche mortale venisse a ingannarmi con chiacchiere. Molti l'hanno infatti assunti malvagi. Ma ora che ho invocato i segni chiaristi nel nostro letto, che non ha veduto alcun altro mortale, ora hai convinto il mio animo, benché il tanto duro. Era de maggio, io non me ne scordo. La canzone cantavo madre voce, io tempo passa e chi manna ricorda. Fresca della e la canzone luce. Diceva, cuore a cuore, cor mia lontana vai, tu me la sai, conta allora, chissà quando tornerà. Rispugnevi, torna a raggi, quando torna le rose, e se stusciuro torna a maggi, pur a maggi sto per capo. E sto tornando in mo, con me la vota, cantando insieme la canzone antica, passa lo tempo, l'uomo non sa vota, ma muore verno, non vota vita. Ed è bellezza mi innamorà, se te lo vuoi venanza fondata, e l'acqua intensa si è calata, e la ferita d'amore non si sa. Dicevo, cor a cuore, cor mio tornato so, torna a maggio, torna amore, va da me, quello che vuoi, torna a maggio. Aiutati dal vino e da molti balli.
Una seconda spiegazione relativa all'origine della Taranta si rifà al cosiddetto colibantismo, dal greco colibantiontes, che sono coloro che nell'opera di Platone rispondono solo a quella melodia che è del Dio dal quale sono posseduti, mentre sono insensibili a tutte le altre. Ha sviluppato diversi aspetti. Voi, per esempio,
esempio, avete gli occhi a mandorla per proteggervi dai venti freddi. E allora io perché ho la pelle scura? Per proteggerti dai raggi solari molto forti. E quel bel nasino, perché ce l'ha? Lui ha quel naso perché respira un'aria già umida, mentre noi dobbiamo prima riscaldarla e umidificarla per poi respirare. Ah, meno male che sei intervenuto, se no questi continuavano a fissarmi ad offendermi. Io che ero convinto dell'esistenza delle razze. Guarda, io non ci avrei giurato. Comunque, porto le scuse di incanti. Non so perché, ma parlare di razze, atteggiamenti... Adattamenti all'ambiente. Quello che, insomma, mi ha fatto venire un certo lamborino. Hai proprio ragione. Qui vicino c'è un ristorante, io propongo di andare. Oh, che bello, un buon piatto di sushi proprio come in Giappone. Sushi? Ma che è sta roba? È un involtino delicatissimo di pesce crudo e riso avvolto da una sottile foglia d'alga. Che schifo. Sempre meglio dell'aria. Anche noi abbiamo il salmone, d'accordo? Ottimo per prevenire infarti e ictus. Inoltre il salmone è ricco di omega 3 e grassi polinsaturi che aiutano a tenere bassi livelli di colesterolo e trigliceridi nel sangue, favorendo un buon funzionamento del sistema nervoso. Ma, signori, avete mai provato la cucina mediterranea? E che è sta roba? È il tipo di alimentazione più completo, contenente tutti i nutrienti necessari, carboidrati, proteine e grassi. Inoltre presenta una grande quantità di frutta e verdura che aiuta a prevenire il cancro. Potreste per esempio assaggiare la pasta. Non ci dica nulla, voglio restare sul campo, anzi, sui denti. D'accordo, Lorenzo. No, sono in dieta. Tra uomo e natura, tra la condizione umana e quella degli elementi che ci circondano. La similitudine tra la vita dell'uomo e quella delle foglie è divenuta un topos della letteratura occidentale a partire dall'archetipo omerico dell'Iliade, nel celebre incontro tra i due nemici amici, Glauco e Diomede.